Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 20 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e su FTSE MIB. Come segnalato nelle analisi del weekend, abbiamo avuto una valida apertura a ribasso, anche perché ci sono sia candele che possono dirci ribasso, che anche divergenze ribassiste, in questo caso anche sul nostro grafico a 15 minuti, massimi lievemente crescenti. Massimi decrescenti, ecco qua la nostra candela. Ho fatto una lieve variazione per quanto riguarda l'inverso, perché così gira nettamente meglio. Anzi, scusate, qua possiamo andare tranquillamente fino a 4, 38 bar, eccolo qua. Ho fatto una variazione, ma devo fare una seconda variazione. Perché a furia di osservare le cose si capiscono meglio le cose stesse. Ed eccoci qua con questo stranissimo ciclo che per ora, in questo momento, sta facendo partire un terzo T inverso. Dopo aver fatto un primo inverso, un secondo T-3 inverso, ed ecco la spinta per far partire il terzo, che è soltanto però due candele di T-5 inverso. Non avendo avuto per ora nessuna violazione di questo massimo, la situazione è un pochino differente rispetto a quella sul FTSE MIB, per cui attenzione. Vedete inoltre che non solo abbiamo bucato in apertura la media mobile a 50 periodi, ma anche la Kumo, che si è assottigliata. Per cui bisognerà fare attenzione alla durata residuale del sesto T-3, con cui si può chiudere tranquillamente un settimanale. In questo momento abbiamo quasi la condizione, che se è arrivato a 18 bar, ha ancora perlomeno un 4 bar per poter continuare eventualmente ad aggiornare i minimi ed andare verso la media mobile a 200 periodi, che in questo momento passa a 10.773, ma con l'algoritmo avremo poi in livelli decisamente più precisi. Oppure che tranquillamente può provare ancora a risalire se eventualmente l'ipotesi B di partenza del sesto T-3 alle ore 10 fosse confermata. Per cui bisogna fare attenzione, mediamente noi non operiamo tra le 9 e le 10.01, per il fatto che fanno finte, controfinte, in questo caso per dire non abbiamo una possibilità di identificare semplicemente dove sia partito il sesto T-3, quindi sarebbe assurdo provare a fare le cose, ok? Un analista quantitativo non prova a fare un trade, lo programma in anticipo, è diverso, molto differente come cosa. Oltretutto l'algoritmo ci dirà dei livelli di supporto e resistenza che possono essere utilizzati ovviamente come target, per cui sarà interessante ovviamente sfruttarli per i nostri trade di oggi. A breve saranno appunto definiti e li utilizzeremo con molto piacere. Per quanto riguarda il FTSE MIB, cosa differente, perché qui abbiamo avuto una violazione del precedente massimo e quindi abbiamo come minimo fatto un decimo T-3. Adesso torno alla versione da trading perché sennò ci si vede poco su questo grafico. E dato che a questo punto è confermato il decimo T-3, possiamo togliere qua, e qui possiamo segnalare che sta partendo qualche cosina. Iniziamo a segnalarlo come nuovo T-3 inverso. Attenzione, questa grafica e queste scritte sono tutte mie, non sono state insegnate da qualcuno o altro, per cui se vedete qualche persona che le utilizza, le ha semplicemente copiate da me integralmente, anche perché Migliorino e tutti gli altri non utilizzavano questo genere di nomenclatura, per cui è totalmente differente appunto rispetto a quella degli altri, anche in termini di colori e di tutto il resto. Purtroppo su TradingView abbiamo visto anche chi copia. Qui, peraltro, siamo arrivati a una durata di 31 bar, minimo 20.264, minimo 20.251, abbiamo che il sesto T-3 diventa ribassista e quindi abbiamo la condizione minima sufficiente
per la chiusura di un settimanale. Siamo anche qui lievemente sotto la media mobile a 200 periodi, a 50 periodi, questo in rosso, e abbiamo traforato l'Akumo, però vedete, guardate che candela sta diventando. Sta diventando una candela completamente differente dalla precedente che era totalmente rossa. Chiuderà qua, tra un minuto, oppure che cosa? Vedete come può variare una candela e far impazzire anche un trader che non abbia ben chiare determinate regole. Il discorso è che per poter gestire l'emotività bisogna avere un metodo con regole estremamente chiare. Viceversa, si rischiano di o sbagliare determinati trade, o andare in gain e bruciarsene una gran parte perché non si riesce a stare in trading, oppure vendere troppo presto rispetto a quanto si potrebbe guadagnare con un metodo che invece ci dice tranquillo, mantieni la posizione perché potrai fare decisamente di più anche se una candela, due candele ti vengono contro, ma non viene violato lo swing. Vedete già con questa chiusura e con questa partenza di candela sembra di nuovo cambiare completamente lo scenario. Prima sembrava che ce la facesse a risalire, adesso sembra esattamente il contrario, per cui anche in questo caso è estremamente importante avere un metodo e rivedere anche le cose perché questo massimo a 20.427 non è mai stato superato, quindi anche qui in questo caso potrebbe essere un nuovo T-3 qui però. E non lì dove l'ho segnalato, perdonate l'errore, ma vedete che continuo a osservare i grafici vi permette di fare tante 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 cose interessanti. Tipo questa. Per tornare al nostro DAX, la situazione come vedete invece è molto differente perché sta partendo il terzo T-3 inverso, qui invece soltanto il secondo T-3 inverso, potenzialmente. Per quanto riguarda quello che dicevo nel weekend, per ora la divergenza sta iniziando a pagare, abbiamo già una candela che in questo momento, d'accordo, è rossa, ma che per ora non sta superando appunto i massimi. Ricordatevi soltanto che la durata del terzo T inverso inizia già a essere parecchio lunga, d'accordo? 10 su 11 è tanto, e oltretutto teoricamente anche il T più 3 inverso, anzi scusate, il primo T più 2 inverso del T più 3 inverso, del trimestrale inverso, può aver chiuso, perché siamo arrivati oltre le 24 barre minime, e quindi se da qua vuole partire una discesa, ha tutto lo spazio per scendere, anche parecchio peraltro. O almeno anche soltanto a livello temporale per un settimanale, un T inverso, da massimo a massimo. Per cui capite che il tempo è fondamentale. Se io vi dico che si può scendere per un tot di giorni, voi capite che potreste tenere anche la posizione in overnight, eventualmente per un tot di giorni. Tutto se ci saranno delle conferme, ovviamente sempre sul giornaliero. E qui la situazione sembra di nuovo cambiata a nostro favore. Per cui vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una splendida giornata. Provate a privilegiare operazioni più short che long perché c'è la possibilità che appunto stia partendo qualcosa di decisamente interessante da qui. E oltretutto faccio notare che su DAX sta partendo probabilmente un secondo T-2 inverso. Chi conosce la ciclica e soprattutto l'evoluta, ha tante altre informazioni anche soltanto grazie a una semplice frase. Per cui se non avete capito qualche cosa, se non vi è chiaro quello che ho appena detto, investite su voi stessi, fate un po' di formazione. La mia sarà una splendida giornata. E la vostra? La mia sarà splendida perché ho deciso così. Buona giornata a tutti.